Iscrivetevi sulla cucina di Raffi! Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come sempre io sono Raffi e oggi vi voglio presentare una nuova ricetta. I cantucci al cioccolato. Allora, per i nostri cantucci ci vuole un uovo intero, 280 g di farina 00, 160 g di zucchero semolato, 100 g di mandorle sgusciate leggermente tritate, 10 g di olio di semi, un pizzico di sale, 100 g di cioccolato fondente tagliuzzato, un cucchiaino di lievito, 100 g di latte parzialmente scremato e un uovo per poter spennellare i nostri cantucci. Iniziamo con inserire la farina. Lo zucchero e l'uovo. Inseriamo anche l'olio e il pizzico di sale e cominciamo a mescolare con le mani. Dopodiché inseriamo il cucchiaino di lievito pan degli angeli. Inseriamo le mandorle. Il cioccolato fondente, e adesso dobbiamo finire con il latte. E impastiamo. Allora, una volta inseriti tutti gli ingredienti, dobbiamo passare sul tavoliere. Dobbiamo formare dei filoncini. Una volta formato dei filoncini, li mettiamo su una teglia con carta da forno. Ovviamente li distanziamo uno a fianco all'altro. Ok. Dopodiché con l'uovo li dobbiamo spennellare. Adesso possiamo infornare. Allora, adesso inforniamo a 180 gradi, forno statico, per una ventina di minuti. Una volta sfornati i nostri cantucci, sono in questo modo. Adesso dobbiamo passare all'ultima fase. In pratica, dobbiamo
Vabbè, a prescindere che abbiamo fatto già raffreddare per una ventina di minuti i cantucci, adesso li dobbiamo tagliare un po' diagonali. E li dobbiamo reinserire di nuovo sulla teglia per poter di nuovo infornarli. Quindi tagliuzziamo tutti i filoncini, li mettiamo sulla teglia uno a fianco all'altro e poi li inforniamo. Allora, come dicevo prima, adesso li inforniamo per una decina di minuti. Li facciamo rosolare da sopra e da sotto anche e poi li usciamo. Allora, abbiamo sfornato i nostri cantucci e sono venuti in questo modo. Mi raccomando, fateli perché sono buonissimi. La ricetta è facilissima, non ci vuole niente per farli, solo un po' di buona volontà. Io ringrazio sempre tutti, tutte le persone che mi seguono. Mi raccomando, seguitemi in tanti e mettete tanti like, pollice in su. Un bacio a tutti e grazie per tutto. Iscrivetevi sul mio canale.